Prima di entrare in Cornovaglia, ci fermiamo a Exeter per visitare la sua cattedrale. La cattedrale di San Pietro, originata da una chiesa conventuale del primo secolo X, fu eretta in epoca normanna tra il 1112 e il 1206. Di essa però rimangono solo le due poderose torri del transetto, le sole in questa posizione in Inghilterra, poiché tutto l'edificio fu rifatto nelle forme del gotico ornato tra il 1270 e il 1370. La facciata è una delle poche nel paese ornata di sculture trecentesche. In tre navate da pilastri a fascio con le arcate sovrastate dalle robuste nervature delle volte. Un recinto a tre arcate ogivali chiude il coro. Da questo punto fu trasmesso il primo segnale radiotelegrafico attraverso l'Atlantico. Delle più pittoresche cittadine della Cornovaglia, sulla costa nord. Con caratteristiche stradine, tipici, e numerosi atelier di pittori.
parte più antica è la chiesa Saint-Aia del secolo XV. Situata in bella posizione nella baia del monte, Mounts Bay. Per il clima temperato è detta la capitale della Riviera della Cornovaglia. Gli inglesi, per non essere da meno dei francesi, hanno anche loro Mont Saint-Michel. È raggiungibile per strada solo a bassa marea. Sorge un'antica abbazia benedettina fondata nel 1047 da Edoardo il Confessore. Caratteristica località balneare. Con un importante castello fatto costruire da Enrico VIII verso il 1540, a protezione dell'ingresso della profonda baia di questa cittadina c'è il porto di è un piccolo villaggio fondato nel 1790 quale porto per l'esportazione del caolino.
Attualmente orneggia due classici esempi di velieri del XVIII secolo, spesso usati per le riprese di film. La cattedrale è un edificio neogotico che ingloba l'antica chiesa parrocchiale di St. Mary, consacrata nel 1259. Troviamo ora lungo la costa nord. È la più nota stazione balneare della costa settentrionale della Cornovaglia. È situata sull'estuario del fiume Kemmel. Forse avrete notato come mi sia soffermato sulle riprese di Porticcioli per mettere soprattutto in evidenza le diversità dovute al fenomeno delle maree rispetto a quanto siamo abituati a vedere nel Mediterraneo. Con la bassa marea, infatti, si vedono le barche adagiate sul fondale melmoso. Maniero in parte medievale e in parte in stile Tudor. Completato nel 1592, ha subito varie ristrutturazioni nel corso dei secoli. È sempre rimasto di proprietà della famiglia Prideaux, discendente da Guglielmo il Conquistatore. Delle sue 81 stanze, 44 sono camere da letto, ma soltanto 6 sono abitabili.
Nella Morning Room c'è un quadro del proprietario dipinto da Rosalba Carriera, famosa artista italiana del XVIII secolo. Termino ora con alcune immagini del residence che ci ha ospitato durante la nostra permanenza in Cornovaglia.